Ok, ultimo appuntamento di queste 5 micro esperienze dedicate a riunire armonia, pianoforte e educazione dell'orecchio. In questa quinta puntata andiamo a vedere qualcosa di molto raffinato, di molto interessante, che semplicemente si somma a tutto quello che è stato il lavoro fatto precedentemente. Prima cosa, mi raccomando, scaricati il PDF che è gratuito, dove vedi dove ci saranno dentro tutti gli esercizi che ho fatto in questi video. Quindi, sommando il PDF e riguardandoti questi video, avrai sotto controllo una serie di possibilità enormi per sviluppare le tue basi sul pianoforte, il tuo orecchio musicale e anche come l'armonia si muove, l'armonia, diciamo, elementare si muove. È tutto molto compresso. Ogni video ho cercato di dare tante cose in fretta, ma però tu le puoi rivedere e attraverso il PDF anche guardare con calma sul pentagramma, in modo che le acquisisci, cerchi di esercitarti, di copiarmi passo per passo e in questo modo acquisisci un grande discorso a livello armonico e a livello proprio di suoni, di come deve suonare la musica. Bene, in questa ultima puntata, dedicata a queste micro esperienze diciamo di primo livello, andiamo a vedere l'uso del block chord, cioè degli accordi come si usano proprio nell'armonia per sezioni, basandoci sempre sull'idea della tonica dominante, sottodominante e sull'uso della nostra scala di Do maggiore, quindi molto semplice. Poi ci saranno nuove micro esperienze che farò per fare il lavoro sul trasporto di tonalità, oltre che andare ancora più nel dettaglio sull'armonia. La prima cosa che andiamo a fare è ripassare in un attimo quello che abbiamo visto nel video precedente. Abbiamo visto che le note Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do sono esattamente armonizzabili con Do, l'accordo di Do, tonica, Re con la dominante, Mi con la tonica, Fa con la sottodominante, Sol con la tonica, c'erano altre possibilità, ma noi sceglievamo la tonica, il La con la sottodominante, il Si con la dominante e il Do finale con la tonica. Stessa cosa, tornare indietro, Do, Si. Questo esercizio te lo suoni, te lo risuoni. Adesso quello che ci interessa è di andare ad applicare questo identico meccanismo non più solo sul fatto che io lo canto, ma sul fatto che mi trovo ad avere la nota Do e l'accordo di Do sotto sul basso che è il Do. Questo è un Do e ho la nota Do che canta Do. La nota Re, che sappiamo che l'armonizziamo con la dominante, sarà questa. Re. Cerco di tenere gli accordi in maniera stretta in modo da avere al canto quella nota che mi serve, cioè Do, ed è un accordo di Do, Re, ed è un accordo di Sol, Mi sarà ancora un accordo di Do, Mi, Fa è un accordo di Fa, Fa, Sol è l'accordo di Do, col basso sbrigativo, Si è l'accordo di dominante, Si e Do, Do. Andiamo a vederlo sul pentagramma, perché è importante anche che inizi a fare un po' di pratica sul pentagramma. Abbiamo la nota Do, che è qua, si scrive qua sulla chiave di a metà strada tra le due chiavi, Do, ed è praticamente questo Do, sotto c'era Sol e Mi. Il Sol sarebbe questo qua, Sol e Mi. E lo metto insieme perché è diventato un unico accordo. Mi, Sol, Do con il basso di Do, che sarebbe questo Do qua. Questo è il basso, e cioè stiamo sempre facendo quello che è la tonica. Il Re, adesso le metto Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Vado a mettere gli accordi sotto di ognuno di questi. Sulla nota Re abbiamo detto che è la dominante, e la dominante vuol dire che sarà Re, Si, Sol. Questo, che il basso lo posso mettere qua o anche l'ottava sopra, però questa è la dominante. Il Mi abbiamo detto che è il Do, che è l'accordo di tonica, quindi ci sarà Do e ci sarà il Sol, Sol Do Mi. In questo caso il basso torna ad essere il Do e cioè la tonica. Il Fa, che è Fa la Do, abbiamo il Do e il La. Questo sarà il basso, è il Fa, che è la sottodominante. Poi abbiamo, si può scrivere anche meglio, il Sol, il Mi e il Do, che in questo caso chiaramente è il Do maggiore,
e il basso è il Do, che è la tonica. Il La, che è il Fa maggiore, fa La, manca il Do che lo prendo da qua, e questo il basso è il nostro Fa, cioè la sottodominante. Il Si è la dominante, Sol, Si, Re, che è il Sol, la dominante. Così abbiamo il Do finale che è Sol, Mi, Sol, Do, e il basso è il Do. Ci metto anche le gambe per renderlo più facile da capire. Il Fa, il Do, il Fa, il Sol e il Do. Stiamo da un punto di vista funzionale rifacendo esattamente le cose che abbiamo già visto, e nel finale c'è la tonica. Abbiamo già visto negli altri video. La differenza è che adesso ti chiedo di farlo in pratica sullo strumento tonica. Do, mentre Re. Re l'ho fatto, invece di scriverlo sotto, l'ho fatto l'ottava sopra, lo suono l'ottava sopra. Re, quindi al canto il Fa. Sol, vado con il Do, Sol, tonica. C'è il Sol che è il Do, il Mi con il Do, Mi, il Sol per il Re e il Do finale, Do. Quindi è utilissimo che io sto facendo la melodia come nota estrema, come canto, che è appunto Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Sto mettendo sotto le note degli accordi più vicini possibili, ma usando le nostre funzioni che conosciamo già, tonica, dominante, tonica, sottodominante, eccetera, eccetera. Si chiamano block chord, accordi per blocchi, perché hanno una nota che devono far rispettare al canto, in questo caso Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, e hanno il resto degli accordi che sono qui sotto, che si agganciano sotto più vicini possibile, appunto Do, la nota più vicina è il Sol, il Mi, il Re, la nota più vicina è il Si e il Sol. Con questi accordi a blocchi hai iniziato a capire come funziona anche un arrangiamento per un gruppo, per un'orchestra, per dei fiati o anche per un pianista. Quindi l'idea di usare gli accordi che si muovono anche non solo in base alle funzioni, ma in base anche alla melodia, alle note della melodia, che in questo caso abbiamo fatto una semplice scala di Do. Potremmo anche fare delle combinazioni, delle melodie con la scala di Do andando su e giù. Avremo sempre gli stessi accordi, solo che invece di essere in fila, avanti e indietro, magari saltano. Questo tipo di esercizio ti invito a rifarlo, a suonarlo sul pianoforte e nelle prossime micro esperienze che faremo qui ci sarà il trasporto in altre tonalità, ma ci sarà anche l'evoluzione ulteriore per avere ancora più chiaro questi concetti armonici. Quindi ci vediamo nei prossimi video, spero che tutto questo ti sia stato molto utile, spero che tu riesca a scaricare, che tu scarichi al più presto il PDF e che ti eserciti e spero che tutto questo ti stia dando anche voglia di capire rispetto a quello che è il mio lavoro all'interno dei miei corsi, in particolare del bassista contemporaneo, di quanto è dettagliato e di quanto è cerco di essere sempre molto sintetico, ma anche pieno allo stesso tempo di molte nozioni pratiche e non di banalità, quindi di cose molto molto pratiche e sintetiche. Quindi spero che anche il mio corso bassista contemporaneo possa aiutarti e vallo a vedere, parti dai 5 passi e vedi se tutto questo può darti un buon aiuto. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao!